Sicura che mi hai visto bene? Noti qualcosa di strano oggi in me? Cosa hai fatto? Miei cari compagni di viaggio, oggi inizia una giornata molto ma molto importante e ho bisogno del vostro aiuto. Ho intenzione di fare uno scherzo alla nostra Sophie che non ho mai fatto prima d'ora. Qualcosa di incredibile e divertentissimo. E voi sarete i miei compagni, i miei alleati. Ho bisogno di tutti voi. Hai capito, mio caro leoncino? Sei carino. Come vedete, ho qui in mano della carta d'alluminio, che non serve per fare la tromba del richiamo, ma per fare lo scherzo a Sophie. Panda, tu sei con me? Scimmietta, tu sei con me? Elefante, tu sei con me? Anche dove sei andato? Elefante è caduto! È caduto! Anche tu, orso, tutto bene? E te, giraffa, mi darai i consigli giusti per fare lo scherzetto. Quello che ho intenzione di fare oggi in realtà è abbastanza semplice. Fingerò di essermi fatto un piercing, un anellino che andremo a mettere qui nel nostro nasino. Sophie penserà che mi sono fatto il buco. Immagino che si spaventerà o comunque rimarrà molto colpita da questo cambio di look. Secondo voi si arrabbierà o le piacerò? So solo che lei odia i piercing e quindi non ho idea di come prenderà questo cambio look. Ovviamente non ci faremo nessun buco né nel naso né nelle orecchie, ma utilizzeremo questo per fare lo scherzo della semplice carta d'alluminio. Andiamo nel nostro bancone degli esperimenti, ok? Eccomi qua. Fare questa creazione è davvero semplicissimo. Prendiamo un foglio d'alluminio, gli tagliamo questa prima parte iniziale, ritagliamo la parte finale e voilà, ecco qui il foglio. Non vi preoccupate se non è tagliato in modo preciso, tanto adesso lo dovremo attorcigliare tutto. È la prima volta che faccio questa creazione, quindi in realtà non so se sto facendo la cosa giusta, ma penso di sì, sono alla fine un ingegnere pazzo. Quindi arrotoliamo tutto per bene, che è in questo modo. Sì, appiattiamo in modo da formare una bacchetta d'alluminio. Ripieghiamo e curviamo questa bacchettina in modo da formare un anello. Ecco qua. E a questo punto non ci rimane che andarlo ad inserire. Come si fa così? Così forse. Mi è caduto. Eccolo. Non so come metterlo. Così va bene? Mi sa che ho sbagliato qualcosa. È troppo grande. Non va bene neanche come orecchino. Si vede lontano un miglio che è falso. Secondo me dovremmo fare qualcosa di leggermente più piccolo che passi un po' inosservato. Questo mettiamolo da parte. Lo proveremo dopo a qualcuno dei nostri amici peluche animali. Ora dobbiamo prendere una piccolissima striscetta di alluminio. Piccolissima, in questo modo. La andiamo ad appiattire così. Rifacciamo lo stesso procedimento, quindi curviamolo. E voilà! Questo sicuramente è molto più realistico e sembra proprio un orecchino. Un piccolo orecchino da mettere nel nostro nasino. Oh, oh, dà un po' fastidio. Ta-da! Funziona! Rimane in equilibrio e non cade. È perfetto! Sophie cascherà in pieno a questo scherzo. Solo che mi devo guardare allo specchio, non ho idea di come sembro. Mi vedo nel telefono. Fa riderissimo! Sembra veramente che io abbia un piercing. Ma lo voglio provare anche nell'orecchio. Vediamo se lo metto qua. Come sto? Sophie non crederà ai suoi occhi. Quando mi vedrà con questo orecchino, con questo piercing, rimarrà senza parole. Aspettate un attimo. Perché fare soltanto un anellino per il naso quando posso fare quello per il naso e quello per le orecchie? Guardate qui quanta carta d'alluminio abbiamo. Possiamo fare un quintale di orecchini. E direi subito di iniziare. Ta-dan! Ecco qui tutti i nostri orecchini. C'è quello gigante e poi c'è questo medio, quelli un po' più piccoli e quelli piccolissimi. Sophie sarà letteralmente sconvolta. Iniziamo mettendo questo grande in un orecchio. Lo mettiamo qui, ecco qua. Fatto. Poi prendiamo questo piccolino e lo mettiamo nel labbro. Come sto? Non riesco neanche a parlare bene. Poi ne mettiamo un altro nel naso. Ecco qui. Oh, questo dà veramente fastidio. Un altro piccolino qui sopra. E infine anche questo qui sopra. Io spero soltanto che non mi cadano, perché sono tutti veramente molto in bilico. E infine questo. Lo mettiamo a giraffa. Ehi, giraffa, come sto? Sto bene? Ho portato per te anche questo. Così siamo fratelli gemelli. Come stiamo? In realtà più che un anellino per il naso, questo
Potrebbe essere un cerchietto. Sì, devo ammettere che così sei molto più carina. Ora, mia squadra, auguratemi buona fortuna perché devo fare lo scherzo a Sofì, che speriamo riesca. Andiamo di là. Eccoci ragazzi, ci siamo. La vedo, è nel divano. Ma stava volando. No, no, cavolo, mi è caduto. Aspettate, lo metto di nuovo. Ok, così, va bene. Eccola lì che gioca col suo telefono. Non ha assolutamente idea di quello che le sta per accadere. Cavolo, non riesco a parlare con questo coso. Ok. Ciao Sofì. Ciao. Mi hai visto bene? Sì, ti ho visto. Sei lui? Ciao. Sicura che mi hai visto bene? Noti qualcosa di strano oggi in me? Cosa hai fatto? È difficile da accettare, ma io ho deciso di cambiare look. Da oggi sono un altro lui. Un lui un po' più particolare. Pieno di ferro, ecco. Ferro e alluminio. Lui, ma non sembri neanche tu. Fatti vedere. Non ti riconosco più, hai totalmente cambiato look. Lo so. La moda chiama lui e lui risponde. Sì, però è un po' strano che tu dall'oggi al domani diventi praticamente un'altra persona. Per carità, ognuno può fare quello che vuole. Se ti volevi mettere questi piercing, ok, però almeno potevamo parlarne prima. Assolutamente no, è una mia decisione. Io sono libero di seguire la natura. Sì, ok, però ti rendi conto che in giro ci sono un sacco di prodotti dei me contro te dove lui è senza piercing e adesso tu sembri un'altra persona? Cosa devono pensare? Che quello lì non è più lui? Perché lui adesso d'ora in poi non è più lui, ma ti è... Che è successo? No, niente. Ok, ad esempio per dire la tua bambola che si trova... Dov'è? Dove l'ho messa? Di là, no? Ah, no, forse nella mia stanza. Comunque la tua bambola è diversa rispetto a te. È vero. E fa niente? No, non fa niente. E non credi che il team Trote adesso forse vorrebbe un'altra bambola con i piercing? Però non l'ho mai vista una bambola. No, con ma i che piercing. Dici? È strano. Ha combinato un bel pasticcio. Non so che fare. Comunque, tu che ne pensi? Come sto? Come stai? Beh, partiamo dal presupposto che tu sai che io non sono una grande amante dei piercing perché mi piacciono più le persone al naturale. Quando la gente cerca di modificarsi troppo, modificando troppo il suo aspetto fisico, sì, secondo me poi diventa un po' artefatta, quasi di plastica. E quindi io ti ho conosciuto in un modo e adesso ti trovo in un altro. Sì, esatto, proprio in un altro modo. Per cui come stai? Sei... Mm-hmm. Diverso. Già. È molto difficile stare con tutti questi anellini. Beh, pure nella lingua. Già. Come farai a mangiare? Non lo so. Come non lo sai? Cioè, scusa, tu hai preso questa decisione. Ti sei riempito di orecchini, orecchietti e piercing e non sai come mangerai. Lui è una cosa devastante. Adesso parli pure male. Forse il team Trote non capisce neanche cosa stai per dire. Parla. Non posso più parlare perché è nella lingua. È una cosa terribile, lui. Ma che è veramente stranissimo. Però non riesci più a parlare. Ma ti fa male? No, non toccarli. Sono tutti infiammati. Già. Ma quello che era nell'orecchio? Sono dei piercing particolari che svaniscono e si cambiano anche di posizione. Aspetta, nel naso ne avevi soltanto uno poco fa. È strano che adesso ne hai due. Anzi, tre. Ma sono sempre stati tre, come fatto a non accorgertene? Qualcosa non si spiega. Le avrò inghiottite. Lui? Fammi vedere. In realtà sono volati via quando lo starnutito. Fammi vedere i piercing. Ecco, ne avevo messo uno in testa a te. Che strano. Sembra quasi fatto di carta d'alluminio. Scherzetto. Ma che scherzo è? Ne ho trovato un altro. Io ci avevo creduto, ragazzi. Pensavo che d'ora in poi il nostro lui fosse cambiato per sempre. Che magari voi del team Trote non l'aveste più riconosciuto. Mi ero preoccupata per davvero. Magari non riuscivi più a parlare. E poi il team Trote non ti capiva. No, ma stai tranquilla, non c'è nessun pericolo. Non riuscirei mai a farmi tutti questi piercing. Ho troppa paura. E adesso che sta facendo? Lui, come dire, adesso ce li ho io i piercing. Bro. Stanno veramente molto molto bene. La gag non si infama. Ma comunque
Comunque, speriamo anche oggi di essere riusciti a strapparvi un sorriso. E se questo scherzo vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale. Adesso cliccate davanti a lui per vedere il video di ieri, mentre davanti a Sofì per vedere un altro video divertentissimo. Vi mandiamo un bacione gigantesco. Ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao, ciao.